Bene, dunque, contrariamente al mio solito, io non ho preparato diapositive, quindi tenterò di trattenere la vostra attenzione su un testo parlato. Nel caso, comunque, consegnerò la relazione che sarà che è sicuramente molto più consistente, cerca di essere più organica di quanto non farò adesso. Limitandomi, anche tenendo conto delle cose dette stamattina, a toccare i punti che mi sembrano più significativi. Ancora una cosa, sempre contrariamente a quanto ho già fatto, cioè cosa? Nel gruppo di lavoro a cui ho partecipato, una delle mie preoccupazioni insieme con altri, per portare in qualche modo a razionalità il nostro lavoro comune, già piuttosto complesso, era sempre quello di tenere fuori il più possibile problematiche specifiche dei piani di gestione, per cercare di restare concentrati sul nostro compito di mettere a fuoco concettualmente e operativamente le nozioni di costo. Io, visto che poi invece stamattina non abbiamo fatto che parlare d'altro, vorrei fare adesso un po' il rovescio entro certi limiti, cioè riportare in qualche modo in primo piano alcune questioni che riguardano il nostro lavoro di redazione del secondo ciclo di pianificazione, in particolare il lavoro che compete a chi è destinato a occuparsi di analisi economica o economico-finanziaria all'interno di questi piani. Compito che ovviamente interseca le questioni che abbiamo visto stamattina, ma non le esaurisce assolutamente. Allora, costo ambientale e costo delle risorse sono due nozioni chiave in tutto il nostro lavoro. Ma noi dobbiamo fare, stiamo cercando di fare molto di più. Allora, io direi che il lavoro che abbiamo fatto insieme ha almeno tre implicazioni. Dunque, la prima è che rilancia, come dire, un secondo tempo che è destinato proprio ad affinare nella prassi, nella pratica, nell'applicazione, le soluzioni che abbiamo immaginato. E questo è il vero inizio del lavoro. Questo porta in qualche modo in primo piano la necessità di compiere quei passi o di assumere quelle decisioni che d'ora in poi sono, come dire, indispensabili per portare a maturazione un sistema coerente di conoscenze che ci metta in condizione di fare analisi economica. Perché questo, lo vedremo, lo dirò poi estesamente, è uno dei nostri punti più deboli. E secondo me, questo non è detto, ma io credo che il lavoro che abbiamo fatto in qualche modo contribuisce a spiazzare, gli atteggiamenti opportunistici che molti nel nostro campo, nel nostro settore, tutto sommato, non sempre deliberatamente hanno avuto, ma hanno comunque avuto l'effetto di rallentare o impedire l'attuazione della direttiva a ben, non dimentichiamocelo mai, 15 anni dal suo inizio. Noi stiamo discutendo di costi ambientali, costi di costo, a livello concettuale e vagamente operativo a 15 anni dall'avvio della direttiva. Direttiva che secondo me, è proprio una mia personalissima impressione, brilla per la sua straordinaria razionalità. E tutte le volte in cui di fronte alla nostra discussione mi trovo anche un po' confuso dalla complessità dei problemi, tutte le volte mi aiuta a tornare a questo disegno in cui obiettivi ambientali, strumenti per conseguirli, dimensione economica di questa operazione e poi anche dimensione finanziaria sono un sistema organico. Né più né meno come un sistema, un modello chiuso, sono alcuni dei riferimenti a cui noi, lavorando, diciamo, all'economia dell'acqua, non dovremmo mai perdere il riferimento. Modello di bilancio dei materiali, quello che ci ricorda che cosa sono le risorse naturali. Sono risorsa, che cosa fa l'ambiente? È risorsa. E creatore di utilità e recettore di rifiuti. Cioè, vabbè, queste cose le sappiamo. Se
noi, come dire, leggessimo parte dei nostri dibattiti anche di stamattina, scopriremmo che invece queste tre cose sono, come dire, portate molto spesso a confusione. E poi un altro modello molto importante per il nostro lavoro, di cui ci dimentichiamo, il famoso modello di PSIR, che è fondamentale, come dire, è una sorta di linea di lettura continua, costante, per riportare razionalità il rapporto tra politiche ambientali, strumentazione, valutazione dei costi, attese credibili e risultati. Cioè, ma perché ci dice queste cose? Allora, se quali sono le difficoltà attuative che abbiamo incontrato nel primo ciclo e anche nel secondo? Allora, assenza di una prassi consolidata, diciamo di una tradizione, di valutazione economica e programmi, di valutazione in genere. Allora, la valutazione ex ante non è una cosa così. Sono delle tecniche che si possono e si devono utilizzare per dare efficienza all'uso delle risorse pubbliche. E in questo gioco il dato economico è un elemento che sarebbe imprescindibile per dare credibilità ai programmi. E il dato finanziario, e continua a distinguere due livelli, anche di più. Ora, nella migliore delle ipotesi, noi siamo abituati invece a prendere in considerazione una banalizzazione della dimensione finanziaria in cui ci chiediamo se abbiamo risorse pubbliche sufficienti per fare un qualcosa e da lì partiamo per stabilire che cosa possiamo fare e magari per stabilire a priori che i costi sono sproporzionati. Passatemi la battuta. Un'altra difficoltà obiettiva è stata quella di tradurre i concetti chiave della direttiva in una dimensione operativa. Questa è la questione su cui ci siamo esercitati come gruppo, abbiamo provato a fare qualcosa e quindi almeno su questo punto diciamo che abbiamo segnato qualche passo in avanti, se non altro rispetto alle attese della Commissione. Certo, e anche della platea degli operatori. Degli operatori. E ultimo punto, direi, una generalizzata carenza o assenza di dati elementari di sistema, di conoscenze organizzate, indispensabili per condurre l'analisi economica. Ecco, io alla fine mi fermerò soprattutto su questo, perché fa parte intrinsecamente del nostro lavoro di faticoso di estensione, di elaborazione di un'analisi economica all'interno dei piani. Ora, una delle cose che mi viene in mente è questo: ma tutto questo noi lo sapevamo già nel 2009, quando abbiamo licenziato la prima generazione di piani. Perché nel 2015, a mio avviso, ci troviamo quasi esattamente nella stessa situazione, a parte i pochi progressi importanti che ho citato? Cioè, uno può dire, ma insomma, stamattina abbiamo sentito molte anche dichiarazioni di buone profferte, buone intenzioni, di collaborazione interistituzionale. Non vi sembri, mi faccio questa domanda che è retorica e non è polemica, serve a introdurre una considerazione: perché mai nel 2010, nel corso del 2010, il MISE, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Agricoltura non si sono messi intorno in tavolo insieme con regioni, autorità, Istat, ISPRA, per decidere che cosa serviva a livello di sistema per arrivare a una seconda pianificazione che avesse perlomeno le basi per produrre un'analisi economica? Ecco, la mia risposta è essenzialmente questa, che per qualche ragione, e io continuo a sentire questo spirito molto spesso, anche in chi lavora intorno a noi, e che gli obiettivi di qualità delle acque della direttiva quadro sono stati, l'intera operazione, l'attuazione della direttiva è stata declassata molto spesso a rango di adempimento burocratico, e a maggior ragione forse
per il fatto che questa era nata non in casa, ma in sede comunitaria, quindi in qualche maniera portando, portando argomenti o portando emozionalità al solito atteggiamento, per cui è sempre la solita Bruxelles, no, che interferisce non richiesta e fastidiosa negli affari nazionali. Quindi che cos'è la direttiva, che cosa sono gli obiettivi di qualità delle acque e mettere insieme un piano che in qualche modo faccia credere che stiamo facendo ciò che è stato richiesto. Ma l'obiettivo non era fare un piano purché sia, cioè, l'obiettivo, se ci interessa l'aspetto materiale, fisico, reale e non l'aspetto burocratico, era trovare il modo, ribadisco sempre che ci interessi, di ottenere in tempi certi un obiettivo ambientale oppure arrenderci motivatamente al fatto che in parte non l'avremmo raggiunto. Ora, in questo gioco di svalutazione, purtroppo l'analisi economica è quella che fa veramente da Cenerentola. Voi avrete visto in quanti documenti di istituzioni c'è un'introduzione, un cappello, come si usava dire una volta, di analisi socio-economica, ma quante volte questa analisi socio-economica è una rassegna di dati purché sia più o meno collegati all'argomento, una specie di sfondo anodino che andrebbe bene per qualsiasi occasione. Adesso, se veramente, qui ci sono dei colleghi delle autorità di bacino delle regioni, ditemi voi, può anche darsi che ci siate riusciti in qualche caso, ma ditemi voi quanto e quando anche in questa seconda pianificazione la ricostruzione del contesto socio-economico delle nostre regioni, dei valori economici di rendimento dei settori, dell'acqua collegata consumata e lavorare come fattore di produzione di questi settori, insomma tutta la catena, la filiera del valore dell'acqua collegata ai nostri sistemi economici, è entrata veramente a fare, è riuscita a fare da orientamento in qualche caso, da elemento di decisione nei programmi di misure. Io credo che ancora questo sia una difficoltà enorme. Quindi non voglio aggiungere altro, credo di essere stato abbastanza chiaro. Ora, non è che noi siamo rimasti, questo ci torno e chiuderò su questo, è sicuramente un problema, ma voglio allargare un po' la prospettiva. Molti di noi hanno fatto dei lavori interessanti in questi anni che possono fungere da modello, non ultimo quello presentato dal professor Biagi stamattina. Io ne cito solo qualcuno della nostra regione, cioè noi abbiamo fatto un lavoro di modellizzazione sul rapporto tra investimenti e tariffe nel sistema idrico integrato, è stato sostenuto da due pesanti indagini finanziate dalla regione nel 2009 e nel 2012 presso i gestori. Abbiamo fatto un lavoro di analisi di sostenibilità economico e finanziaria applicato ex post a un nostro programma di interventi in materia di depurazione delle acque del valore di 650 milioni. Abbiamo fatto con ARPA, un lavoro molto interessante di caccia ai carichi e alle pressioni ombra, perché a partire da una certa conoscenza dei determinanti e presi in considerazione alcuni dati di monitoraggio sui corsi d'acqua, diciamo, peggio conciati della nostra regione, e presi in considerazione i livelli di trattamento noti nel sistema, mancava qualcosa, avrebbero dovuto esserci in giro dei carichi che però non passavano nel sistema, evidentemente dispersi nell'ambiente. In alcuni casi si trattava di dimensioni significative, quindi questo, diciamo che è, oltre che essere uno strumento operativo interessante, è anche un altro modo, non ancora nominato nei costi della risorsa, nei costi ambientali, di fare un bel lavoro a sostegno del bilancio ambientale e immediatamente economico
delle nostre situazioni locali. E poi alla fine, cito una cosa che si chiama Progetto Fiumi, abbiamo fatto elaborare da alcune università insieme con ARPA degli scenari di costo-efficacia, soprattutto in una delle zone peggio messe, il bacino Lambro-Seveso-Olona, anche qui a partire dallo stato dei corpi idrici, per capire da questo stato quali potevano essere gli maggiori imputati dello stato delle acque, per prendere in considerazione come dato il livello attuale di complessivo di trattamento, di depurazione, e immaginare appunto degli scenari che ci dicessero in termini di completamento del sistema di trattamento, potenziamento della depurazione o anche in alternativa introduzione di sistemi naturali di depurazione, a quale approssimazione allo stato buono saremmo potuti arrivare e con quali costi. Ecco, anche questa è analisi economica, e anche questa è analisi economica che può avere dei riflessi sulla, come dire, valutazione finale della sostenibilità. Ora, io appunto non voglio essere generico, vi faccio solo capire che cosa può significare un'analisi ex post. Noi abbiamo preso questo programma da 650 milioni di investimenti, era un accordo di programma fra la Regione e il Ministero dell'Ambiente, circa un quarto finanziato dalle due amministrazioni e il resto a carico del sistema. Bene, l'accordo era del 2002, l'analisi l'abbiamo iniziata nel 2009, quindi, e poi nel 2012, insomma nell'arco di 7-9 anni noi abbiamo stabilito che c'erano stati degli errori di previsione sui costi valutabili intorno al 24%, un tasso di ricambio, quindi di errori nella programmazione degli interventi fisici superiore al 30%. Slittamenti dei tempi di esecuzione intorno al 25%. Questo, tradotto in termini economici, sì, cominciando a sperimentare alcuni dei criteri che ci siamo dati, significava che l'enorme investimento fatto, a causa dei ritardi, aveva avuto un abbattimento del beneficio, traducendo abbattimento dell'inquinante in termini economici, quasi del 50%, cioè noi stavamo per spendere 650 milioni, ma ci abbiamo messo tanto di quel tempo che metà del beneficio atteso con quell'investimento era già sfumato. E poi abbiamo fatto delle altre valutazioni, per esempio abbiamo tradotto in termini finanziari, con i canoni soliti, ma io dico questo bisogna fare sui nostri programmi, abbiamo stabilito che se noi fossimo stati un'azienda e quello fosse stato il nostro investimento e i ricavi fossero stati i benefici ambientali, ma ricorrendo al mercato almeno al 70%, a un tasso ridicolo del 4,5% che non esiste, avrebbe dovuto essere il 7%, ebbene noi saremmo falliti dopo 3 anni. Eh sì, però questo è il bello dell'ente pubblico, non fallisce. No, questo invece è il problema. Perché anche questa è riflessione economico-finanziaria sulle acque, ci sono state messe a disposizione delle risorse che avrebbero fruttato a certe condizioni, con benefici in 6 anni, non in 18, con un tasso di inflazione che non mi mangia metà del capitale, me ne mangia al massimo il 10%, e così via. Cioè, adesso non voglio farla più lunga, ma questo è proprio un modo, e appunto, ripeto, non ho ancora citato i concetti di stamattina, per fare utile analisi economica sulla politica delle acque e sui piani di gestione. Allora,
noi sappiamo che il centro del, diciamo, del nostro compito, in qualche modo, c'è quello di far emergere le diseconomie, è proprio quello che dicevo poc'anzi, per stabilire margini di convenienza e di sostenibilità, compresi in questi i costi della non azione. Allora, è chiaro che qui noi abbiamo perlomeno tre linee di lavoro e in qualche modo nei nostri piani si riflettono. Allora, abbiamo un piano di gestione che complessivamente dovrebbe riuscire, come dire, a dire questi sono i parametri, i numeri, i fattori per portare in equilibrio il sistema se raggiungo gli obiettivi. Oppure se ne raggiungo l'80%, il 70%, il 60%, perché ho stabilito che il 40% è un residuale socialmente accettabile o comunque a costi sproporzionati, adesso non entro in questa questione. Un programma di misure che sta al cuore di questa operazione, ancora stamattina, io lo so perché frequento i colleghi che lavorano al piano, ma ancora stamattina, cioè quando sentivo il dottore, il professor Viaggi dire il costo delle misure, beh qui non siamo ancora, non abbiamo ancora in mano in maniera sufficientemente affidabile il costo delle misure, e io aggiungo, ci tornerò tra poco, non solo il costo delle misure, ma qualcosa che sta un passo prima, una valutazione di efficacia rispetto all'obiettivo. Allora, se a me economista mi vengono a dire fammi un bilancio di questa operazione, che è un investimento, io dico che cosa cerco di capire? Cerco di capire innanzitutto quale sarà il risultato finale, il rendimento della mia operazione. Allora, se il primo imbarazzo è quello di stabilire dal punto di vista tecnico, tecnologico, scientifico, quello che volete, ambientale, il legame tra la misura, l'operazione che voglio fare e il risultato che otterrò, non potete venirmi a chiedere fammi una valutazione, no? Perché non mi mancano i termini fondamentali per farla. Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare i nostri piani, cioè stiamo finendo, ahimè stiamo già finendo. Allora, se più o meno come sarà organizzata la parte di analisi economica anche del nostro? Beh, allora, in maniera canonica, intuitivamente, non poteva che avere, diciamo, una, come è anche prescritto, ma è questione di buon senso. Allora, una fase descrittiva dell'assetto socio-economico di bacino, poi una parte di produzione e analisi di dati corrispondenti alle variabili economiche dell'acqua propriamente dette, e poi una parte che probabilmente non ci sarà, ma perché è prematura, ma che poi dove si raccoglie il risultato, cioè dette queste due cose, quali sono, come dire, le indicazioni programmatiche? Quali sono le operazioni e le misure di ampio respiro, le politiche alla fine, no? Che devono andare a sostenere? Perché nei primi due passaggi io posso avere stabilito che ho bisogno di operazioni di più largo respiro, che riguardano magari delle modifiche normative, no? O investimenti straordinari, tutto quello che volete, o una diversa organizzazione del sistema di competenza e di governo delle acque. Ma non mi spingo ovviamente, però questo dovrebbe essere il punto d'arrivo, perché altrimenti, se non è questo, quello non è un piano di gestione. Il piano di gestione è una cosa, io continuo, potrete contestarmi, a considerarlo una sorta di business plan, ma è una cosa che dice io ho queste risorse, ho questo obiettivo, mi finanzio in questo modo, se lo realizzo in questi tempi, operazione è conveniente. Se salta una di queste cose, l'operazione non è più conveniente, è una diseconomia, è forse persino un costo sproporzionato. Allora, ci sono poi dei modi per non banalizzare, ecco, per esempio, quando noi metteremo i dati di fondo di scenario socio-economico, la scelta di dati e di indicatori può non essere sciocca, anodina, come dicevo.
può essere quella che mette in luce sia la presenza di un fattore di pressione, sia il suo livello di attività. Ma già quando io cerco di misurare il livello di attività e il suo valore economico, ho già dei problemi. Perché sulle serie storiche della produzione, non dico del valore aggiunto, sto dicendo della produzione, cioè l'andamento fisico, io lì ho già dove li vado a prendere, ce li ho a livello nazionale, e fino al del 2009, no? Passatemi in alto. Cioè, sono poi molti i parametri di questa natura sul PIL, sul valore aggiunto, eccetera, che io per problemi di scala non riesco più a impiegare utilmente per la mia analisi. Però comincio a sapere che dovrei farlo. Quindi mi basta sapere che ci sono 96.000 imprese, unità locali in Lombardia dell'industria. Se voglio trovare un qualche legame con il mio mondo delle pressioni ambientali, devo sapere, farmi un'idea di quanto hanno lavorato nei periodi, quanto hanno prodotto valore, ma quanto hanno prodotto rifiuti, modello che citavo all'inizio. E così via. Quando poi parliamo, si passa al secondo, adesso cerco di andare in fretta, alla seconda, diciamo, al secondo livello, economia dell'acqua. Domanda idrica, quantità, dinamica storica, serie, tendenze, composizione della domanda, principali settori, destinazione, consumo finale, intermedio strumentale, offerta, quantità, fonti, disponibilità, in che senso, struttura dei servizi, concessioni contro consumi reali, e poi il mercato, quantità scambiate, ma si può fare una valutazione economica quando io ho i rapporti di fornitura, di scambio tra settori produttivi di qualsiasi cosa e settori consumatori di acqua e ce li ho soltanto a livello nazionale? E ce li ho una volta ogni 5-6 anni se Istat si degna, e così via. Adesso non faccio altri esempi, ma c'è ancora di più. Come faccio in un piano di gestione a dire quale cose funzionano o ci sono margini di miglioramento se non sono in grado di dire che il servizio idrico piuttosto che i consorzi di bonifica hanno parametri di efficienza come aziende che amministrano una risorsa valutabili, non dico quali, ma semplicemente valutabili. Allora, stamattina abbiamo sentito che tra un po' probabilmente avremo delle indicazioni, che ci saranno delle indicazioni complessive che ci metteranno in condizione di leggere in maniera allineata e verticale la contabilità. Forse dei servizi, grazie finalmente, ma senza questa, che altre domande potete fare? Allora, io adesso mi avvio a concludere. Allora, vorrei ripassare proprio in rassegna brevemente, spero non inutilmente, le domande da cui sono partito. Allora, assenza di una prassi di valutazione economico-finanziaria di programmi e progetti. Allora, questo alla fine non dipende altro che da noi stessi, in un certo senso, no? Dovrebbe essere una di quelle rivoluzioni della pubblica amministrazione in cui, appunto, in qualche modo ci si organizza intorno al fatto che il cittadino contribuente ci affida, più o meno forzatamente, delle risorse finanziarie che noi dobbiamo far impiegare nel modo più efficiente e redditizio. E aggiungerei, quel cittadino va messo in condizione di poterne verificare realmente i risultati, perché questa straordinaria opacità che noi stessi che ci lavoriamo dentro spesso subiamo, non riusciamo a leggere, no? la contabilità fondamentale, i rendimenti del settore, figuratevi il cittadino. Obiettiva difficoltà di tradurre i concetti chiave, ok, della direttiva, il lavoro sugli ERC li abbiamo fatti, però, ripeto,
sono linee di lavoro che adesso dobbiamo provare, sperimentare e probabilmente aggiustare. E uno dei problemi che venivano sollevati stamattina è che un conto è provarle, sperimentarle su casi sito-specifici di cui riusciamo a sostenere la spesa di indagine e a costruire tutta l'informazione che serve, e un conto è farne un elemento, una conoscenza di sistema, con i costi che evidentemente, cioè, o si cambia forma organizzativa o si comincia a dire che questo costa. E qui, e io voglio chiudere su questo, generalizzata carenza degli elementi di conoscenza di sistema. Allora, molto sinteticamente, allora l'assegnazione all'autorità della sorveglianza sul sistema ha sicuramente posto le basi per avere informazioni accertate e pertinenti su una porzione di mondo importante. È una porzione di mondo che è relativamente marginale in termini di pressioni quantitative, ma sicuramente molto importante, inutile dirlo, in termini di pressioni qualitative. Ora, nel suo lavoro l'autorità sta introitando una massa, per sua stessa dichiarazione, estremamente interessante di informazioni. E io immagino che nessuno possa negare l'assoluta utilità di mettere in comune, nelle forme più adeguate, queste informazioni, perché sarebbe veramente curioso se ancora una volta le regioni, piuttosto che l'autorità di bacino, tentassero, come abbiamo fatto in passato, di svolgere proprie indagini gemelle parallele per avere dagli stessi soggetti atto e gestori le stesse informazioni, con risultati sicuramente divergenti, come sappiamo essere accaduto in tutte queste occasioni, perché lo stesso soggetto consultato più volte dà dei numeri diversi. Il sistema di conoscenze governato da Istat non è attualmente in grado di soddisfare le nostre esigenze di pianificazione ideografica, a cominciare dall'analisi economica. Io non mi riferisco tanto alle indagini sia del sistema sulle acque, che peraltro danno spesso dei numeri che non sembrano coincidere con rilevazioni e conoscenze locali, ma lasciamo stare questo aspetto. Ora, io mi riferisco soprattutto al complesso di dati strutturali che sono assenti nell'intervallo intercensuale, come sola eccezione dei dati Asia, oppure sono disponibili con tempistiche troppo lasche o su scale incompatibili alla necessità delle nostre pianificazioni distrettuali. E le serie storiche, che sono uno strumento fondamentale del lavoro dell'economista per suggerirle soluzioni a modelli, sono spesso, nel nostro campo ne mancano di essenziali, ai nostri fini ne mancano di essenziali. E aggiungo, e finisco su questo, che fine ha fatto il progetto sulla contabilità ambientale? Ecco, io mi chiedo se è ancora, come dire, argomento di convegni o ha cominciato a produrre qualcosa su cui noi si possa in qualche maniera lavorare. Bilanci idrici, non ne parliamo, pur con notevoli difficoltà, sono iniziati, però anche qui io vorrei dire, come ci potete chiedere un'analisi economica su una risorsa o un bene di cui non sappiamo quanto viene prodotto, quanto viene consumato e quale le sia la disponibilità al limite? E io qui voglio dire, prima ancora che comincino a litigare gli economisti, cerchiamo di mettere insieme questi numeri. Perché dico litigare? Perché quando poi finalmente si comincia a discutere a quel livello, potrebbe nascere un confronto tra chi ritiene, perché sono scelte di fondo abbastanza fondamentali, chi ritiene che il nostro obiettivo alla fine sia il mantenimento degli stock esistenti, avendo come limite perlomeno il tasso di rigenerazione, o qualcun altro potrebbe dire no, questo non è economico, cerchiamo, attestiamoci sullo stock ottimale. Estremamente difficile da identificare, però questo sarebbe già, come dire, una discussione matura, anche se io non avrei il minimo dubbio che con i rischi che corriamo ci si debba attestare perlomeno sullo stock, però
esistente, che forse è già subottimale in alcuni casi. Allora, io vorrei chiudere con due cose, una poco divertente e l'altra invece più simpatica. Allora, la prima è questa. Abbiamo questo gigantesco problema di fondo che non abbiamo ancora sistemato, che è questo dell'informazione per i nostri piani di gestione, ne abbiamo un altro che ci aspetta, come dire, al varco. Io ne ho sentito già stamattina dei belli esempi, peraltro nell'ottimo lavoro fatto da professor Biagi, finalmente, perché stiamo cominciando ad approssimarci a un punto critico in cui si comincia a parlare di valore dell'acqua. Che allora, l'economia ambientale, il valore delle risorse naturali è una delle cose più sfuggenti, più difficili, e io sostengo che gli strumenti di valorizzazione a disposizione in questo momento sono di una tale debolezza intrinseca che io davvero non mi sentirei di costruirci oggi delle decisioni politiche. Facevo due battute con i colleghi stamattina. Io sono bresciano di nascita, se io andassi in Valtrompia, andassi nel comune di Lumezzana, dove ci sono 3 fabbriche per ogni abitante, un livello di inquinamento dell'acqua e dei suoli come noi umani non ce la possiamo immaginare, e chiedessi agli abitanti che cosa siete disposti a spendere o a che cosa siete disposti a rinunciare per migliorare il vostro ambiente, poi vado da un abitante sul lago, ad Esenzano, e gli dico che cosa saresti disposto a spendere per visitare la valle di Lumezzane, anche lui mi direbbe. Adesso io non voglio mettere in burletta questi strumenti degli economisti, però attenzione, perché proprio la percezione soggettiva del valore dell'ambiente è uno dei punti più deboli su cui si possa immaginare di costruire qualcosa. Sarà autoritario e tecnocratico, ma io trovo che ancora che il metodo, non a caso, razionalmente immaginato dalla direttiva, sia quello di dire il beneficio ve lo do come un dato, è lo stato buono. Tutto quello che vorrete fare in meno dovete dimostrarmi assolutamente in modo significativo che non si può fare, che non si riesce a fare, che non vale la pena di fare. Allora, la nota di ottimismo, adesso chi conosce gli strumenti dell'economia ambientale sa di cosa stiamo parlando. La nota di ottimismo io la chiudo in questo modo. Allora, in un articolo che è apparso qualche giorno fa, credo il 9 aprile, sul Corriere, l'autore riferiva della polemica che c'è stata tra i comuni e il governo sui tagli alla spesa pubblica. E l'articolista conversa con il sottosegretario agli affari regionali e fa notare che l'Unione delle Province si è lamentata perché, ancora una volta, perché i parametri sui costi ambientali che entrano in questo progetto tenevano conto solo della popolazione e del rischio frane, e l'Unione delle Province dice se stiamo parlando di costi ambientali, perché non tenere in considerazione le aree protette, il numero delle industrie, il livello di inquinamento? E il giornalista chiede, ma non era possibile un calcolo più dettagliato, più appropriato? E il sottosegretario risponde, naturalmente, tutto è perfettibile, ma prima non andavano bene i tagli lineari, adesso non va bene neanche adeguare gli interventi alle diverse realtà, vorrà dire che la prossima volta useremo il sorteggio, come in Champions League. Non aggiungo nulla su questa valutazione dei costi ambientali, ma perché è una nota di ottimismo? Perché se immaginassimo di adottare azioni di protezione ambientale anche sulle risorse idriche, sulla base di un piano a distribuzione casuale, è stato dimostrato, avremmo maggiori probabilità di successo di quante ce ne offrirebbe un piano che, pur dedicato all'obiettivo, fosse tuttavia mal progettato, mal realizzato, insufficiente, incongruente e tardivo. Il sorteggio, purché mettesse in capo azioni sicure, sarebbe più vantaggioso. E sicuramente
sarebbe più vantaggioso, su questo non c'è il minimo dubbio, diventerebbe il tasso di successo, una certezza assoluta, se posta in alternativa all'eventualità di fare poco o nulla, quella che gli esperti di cost-benefit analysis chiamano con bell'eufemismo scenario inerziale. Grazie.